Prenderà il via domani Merci in Treno 2021, il forum del trasporto ferroviario delle merci, giunto alla sua 13ª edizione. Sul punto ascoltiamo l'intervista del vice direttore di Alis, Antonio Errigo, a Giuseppe Rizzi, organizzatore dell'evento, che ne ha illustrato temi e contenuti. Merci in Treno quest'anno arriva alla 13ª edizione. Il forum si riunirà il 13 ottobre presso la sede di Roma del CNEL. E quest'anno è inserito nella cornice degli eventi dell'anno europeo delle ferrovie. L'anno europeo delle ferrovie ha già visto diverse iniziative presenti in tutta Europa e Merci in Treno è l'evento principale del trasporto ferroviario delle merci in Italia. Sono circa 40 gli speaker che hanno dato adesione, che si alterneranno durante i dibattiti e i lavori del forum e lo stesso è articolato in quattro sessioni. In particolar modo la sessione del mattino è una sessione che aprirà con le tematiche relative al PNRR e alla riduzione del CO2 e quindi la parte relativa agli obiettivi climatici del 2030. La seconda sessione andrà a trattare tematiche relative all'infrastruttura, sempre con un riferimento ovviamente al PNRR. Nel primo pomeriggio abbiamo invece la declinazione del piano nazionale di resilienza rispetto al trasporto intermodale e nella seconda parte del pomeriggio invece andiamo a valutare gli investimenti che questo piano porterà e gli sbocchi occupazionali. Ecco, a proposito di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, non ci sono delle istanze precise, ma certamente delle priorità che emergeranno da Merci in Treno 2021. Ci può anticipare qualcosa? Ma le priorità in realtà ce ne sono tante e Merci in Treno ormai si atteggia come un think tank sin dall'inizio di questa avventura, di ormai 13 anni fa, ed è la piattaforma, il forum dove si confrontano tutti gli stakeholder, dalle imprese alle associazioni, ai sindacati, alle istituzioni. Di conseguenza sono tante le istanze che possono venire fuori da questo dibattito, da questo confronto. In passato ce ne sono state tante che hanno portato a dei veri risultati e dei veri successi da un punto di vista normativo. Voglio pensare alle norme di sostegno al trasporto ferroviario delle merci, come alle norme di sostegno alla formazione del personale relativo al trasporto ferroviario delle merci, piuttosto che proposte verso l'innovazione sull'infrastruttura ferroviaria, gli interventi sull'infrastruttura ferroviaria. Quindi sono tante le iniziative. Toccheremo a 360 gradi quello che è l'interesse del cluster cargo ferroviario.